Ciao ragazzi, vi auguro buone feste, buon Natale a tutti quanti. Come vedete è tornato Babbo Bistard in GTA 5 online. Mi trovo in uno dei miei tantissimi garage con dei mezzi super modificati e altri no. Quindi magari avete già scorto quali saranno i nuovi mezzi dove andremo a divertirci con le modifiche. Il mezzo di oggi non poteva essere nient'altro che la nuova Ferrari rossa, pagata oltre, mi pare, 2 milioni e mezzo, che la potete trovare su Leggendari Motorsport, ma il sound è nulla di che, ragazzi, non è molto eclatante. Come vedete, nevica e quindi vedete le gomme anche anteriori che partono via, raga. Questo mezzo qui non è ideale per la neve. Di più, anche se sulle strade di Los Santos perdere il controllo è veramente semplicissimo. Ditemi subito come state passando questo Natale. Regali, non regali? Avete ricevuto quello che speravate di più in assoluto? Io quest'anno, raga, veramente un Natale molto molto tranquillo. Per fortuna, raga, io sto bene perché sapete tutti quanti che ero positivo al Covid, ho passato veramente un brutto periodo, sia io che la mia famiglia. Adesso però tutto quanto bene, quindi pensiamo alla positività. Armatura al 40%, freni da gara, paraurti anteriore. Questa macchina chiaramente l'ho già vista abbastanza spoilerata in giro. Andiamo a farci lo splitter colore 2, assolutamente, perché questa macchina, raga, deve essere una cosa micidiale. Quindi continuiamo così, tutto full carbon, diffusore colore 1, 15 ce n'è. Questa qui mi sembra un po' il posteriore della Zentorno, con questo diffusore così molto particolare, e poi questo molto bello, e poi full carbon, ma noi ci mettiamo questo qua. Dopodiché andiamo nella sezione motori livello 4, marmitte, e ora ci divertiamo. Cromata in alluminio, quadrupla, così. Questa sembra una Zentorno, spettacolo. Poi questa qui, cioè, cos'è sta roba orribile? Poi abbiamo questa qua molto bella che assomiglia tantissimo alla Ferrari. Poi abbiamo il bore triplo, questo qua in alluminio, e poi basta. Direi che le marmitte standard sono le più belle in assoluto, raga, ma noi ci mettiamo queste qua, bore triplo. Cofani, io direi che qua, raga, un bel cofano in carbonio non ce lo leva nessuno, ma proprio nessuno, nessuno, nessuno. Se ci fosse il carbonio così con le due presette, mannaggia. Accontentiamoci di questo qua, raga, con le pinne. Poi abbiamo le luci, la livrea tricolore, raga, finalmente, perché moltissimi di voi vi eravate lamentati sulla 500 che non c'era assolutamente nessun tributo Italia. Qua invece parecchio, cioè. Poi abbiamo le strisce grotti, abbiamo questa qui, questa qua, addio, ah, tranquilla. Pinstripe bianche, dorate, la racer, la bicolore, che non è niente male farsi una macchina così bicolore. Tripla striscia, questa qui è ancora più Italia, questa è ancora più bella. E poi l'ultima, khaki. Specchietti, colore 2 o in carbon? Proviamo colore 2. Targa, chiaramente mia personalizzata nera. Pannello posteriore, wow, in carbon, con le presette così esposte, molto belle. E poi l'ultimo, aerodinamico in carbonio. Tettucci in carbonio anche questo. No, bellissimo! Finalmente hanno fatto anche i passanti, come cavolo si chiamano, raga, questi qui davanti, vedete il pezzettino dietro, anche il piccolo triangolino, e non solamente il pezzo così. Molto bella la Ridgeline, come vedete dovrebbe avere delle venature. Assolutamente sì, in mezzo, in carbonio, poi questa con le strisce soltanto in mezzo, incassato, incassato in carbonio e incassato a strisce. Proviamo a metterla in carbonio, facciamo delle prove. Minigonne, colore 1, colore 2, in carbonio è l'unica option perché non ci può essere una minigonna ancora più sotto il carbonio, raga, quindi super in carbonio oppure super colore 2. Proviamo sta colore 2, raga, poi vedremo noi. E ora gli alettoni. Colore 2 in carbonio che, ah, è vero che è adattivo. Poi si alza. Ah, il pezzettino là davanti. Assolutamente no. Vorrei sapere chi si è messo sto schifo di carbonio. La raga, il discreto, ma proprio zero. Il ducktail. Poi
abbiamo colore 2, questo in carbonio, e poi tutto ducktail, molto aggressivo, però sembra tipo una Corvette. 21 ne abbiamo. Facciamo un bel respiro perché abbiamo il ducktail colore 2, tutto in carbonio, con le alette laterali, carbonio, con le aero a lato, molto aggressive, in carbonio, oppure tutto così, o in colore 2, oppure tutto in carbonio. Facciamo la macchina di Batman con aereo in carbonio, raga. Facciamo come la Koenigsegg, se non sbaglio, che c'è un modello super ultra mega eclatante con delle pinne così laterali, perché se mettiamo questo perdiamo poi tutto quanto l'alettone dinamico, e un po' mi dispiace, raga. Comunque vediamo poi. Sospensioni, queste sono stock e queste sono da gara. Andiamo via a spalare la neve. Pinna posteriore? Ah, la possiamo colorare! Bellissimo! Dentro di me, difatti, non mi piaceva molto vedere questo pezzettino rosso in mezzo al carbonio, raga, non c'entra assolutamente nulla. Ci mettiamo l'aftermarket, assolutamente, trasmissione da gara, turbo, personalizzato. Le razze si vedono già che si possono verniciare, finestrini, limousine. E ora, ragazzi, scatta la mia magia con la magia del Natale. La magia, ragazzi, diventa incontrastata. Ed eccomi qui tornato con la prima versione di questa vettura, ovvero la Ferrari SF90 Hermes Edition. Al mondo esiste anche un'unica Pagani Huayra fatta in questa maniera, chiaramente non è proprio marrone ma è tutto fatto con il carbone. Però raga, che sappiate quello di cui io stia parlando, altrimenti informatevi pure su internet, ma questa qui è veramente una cosa spazio-temporale. Ditemi un po' cosa ne pensate. Ma adesso, ragazzi, andiamo con la prossima variante. Questa volta ho voluto scegliere un colore molto più sgargiante, e qua, raga, abbiamo differenti opzioni. Possiamo addirittura metterci la livrea tricolore così in mezzo, possiamo metterci il pinstriping bianco oppure quello dorato. Al limite qua ci sarebbe da cambiare la scritta sulle gomme e metterla chiaramente gialla come il pinstriping, oppure la tripla striscia così, ragazzi, però forse ci sono un po' troppe scritte. Oppure posso anche verniciare il pezzettino sotto della minigonna Blue Racing come il colore principale, così di bianco abbiamo soltanto i cerchi. A me piace veramente tanto così. Anche con la minigonna così bianca, ragazzi, non lo so, aveva un non so che di qualcosa. Fatemi sapere sotto giù nei commenti. Verde crew, ragazzi, molto molto appariscente, chiaramente senza il bordino, adesso soltanto così per farvi vedere in velocità. Oppure variante gialla, ragazzi, però visto che abbiamo già fatto la macchina gialla di Lupin, non so se rifare un'altra auto gialla, raga, però questa qui è veramente tanta roba, e questa volta ho fatto anche l'interno tutto quanto giallo. Ma guardate, raga, con i pinstriping bianchi come diventa uno spettacolo. A me è sempre piaciuto possedere un Ferrari giallo, è una cosa particolare. O se no, raga, andiamo sul rosso. Verde fogliame, chi si ricorda i miei mezzi militari fatti con questa verniciatura? Troppo aggressivi. Verde foresta, oppure soltanto il verde così opaco, verde lime, oppure così. Ditemi un po', rosso opaco con il cerchio bianco, con il pezzo del dado del cerchio con il bordino rosso, con la pinza rossa, e gli interni li facciamo bianchi, neri oppure rossi? Ditemi un po', fatemi sapere voi sotto giù nei commenti, perché è bella a mio avviso in tutte e tre le colorazioni. Io li metto bianchi perché sono molto appariscenti, poi leggerò nei commenti e vedrò anche il vostro parere. Il simbolo della crew non lo metto, e direi che la macchina è quasi completata. Ci dobbiamo dirigere all'Arena War, quindi usciamo pure, guardiamo questo splendore sulla neve. Tanta, tanta roba, raga. Sono veramente contento di tutto ciò. A me piaceva tantissimo anche gialla, perché gialla era veramente una cosa estrema, perché riprendeva la targa. Poi ci potevamo mettere pinstriping bianchi. Ecco, non abbiamo visto il rosso col pinstriping. Vabbè, adesso lo andiamo a vedere all'Arena War, raga.
Guardate poi la trazione integrale con anche le ruote davanti che tirano, è una bestia. Chiaro, qui si poteva mettere anche magari una gomma molto più aggressiva. Giusto per essere completi, questo qui è il pinstriping bianco. Magari non lo so, ragazzi, non lo so. Potrebbe starci magari con l'interno nero, perché magari così è troppo bianco. E questa qua invece è la tripla striscia con tutta quanta la nostra livrea. Ma noi siamo venuti qua per le luci. Chiaramente noi ci dobbiamo mettere soltanto queste luci qua, ragazzi, super aggressive, rosse. Ci mettiamo anche il colore dei neon, ragazzi, chiaramente rosso fuoco mega galattico. Siamo giunti alla fine del video. Ditemi un po' come vi sembra il mezzo, qual è la versione che vi piace di più, come è andato questo Natale, avete mangiato bene? Ditemi tutto quanto, ragazzi, perché queste feste sì, sono molto particolari, è stato un periodo molto particolare, ma non abbattetevi, ragazzi, se non mi sono abbattuto io con tutto quello che mi è successo, che molte cose anche io non ve le racconto. Andate così belli tranquilli, ragazzi, andate belli belli carichi. La macchina per me è uno spettacolo. L'interno, guardate un po', se ci accucciamo, raga, andiamo fino a 9000 giri. L'auto di Babbo Beastard, ragazzi, cioè è perfetta. Senza dilungarmi troppo, io vi saluto, vi rinnovo i miei auguri di buon Natale, ragazzi, e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.